La creazione di un piano di accumulo è sempre paventata come la panacea di tutti i mali dell'investitore che non sopporta volatilità e cali. Ma è veramente così? E se così fosse, ci sono anche da considerare i costi comunque. Ora andiamo a vedere se effettivamente un piano di accumulo conviene e ne creo uno a zero commissioni su una piattaforma che fa paura, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Il PAC, in italiano DCA come dicono in inglese, è una delle forme più conosciute di investimento. Un piano di accumulo si basa sulla strategia di investire somme fisse a intervalli fissi e ben definiti, in modo da andare a mediare nel tempo il prezzo medio di carico, cosiddetto PCM, con l'acronimo italiano, e per cui sopperire in un certo modo alla volatilità o e al rischio. Notoriamente si cerca di farlo su ETF in quanto i prezzi delle quote sono abbordabili e alla portata di tutte le tipologie di investitore, ma in realtà si possono fare anche dei PAC direttamente sulle azioni singole. Non importa in realtà quali siano, ma quello che importa è la strategia che si applica. Il PAC si distingue dal PIC, che appunto sta per piano di investimento di capitale, che sarebbe l'esatto opposto del PAC. Si tratta di una strategia in cui tutto il capitale viene investito in un'unica soluzione. Le due strategie, al di là della calendarizzazione degli investimenti, si differenziano principalmente per il livello di rischio e di volatilità. Se si investe in un'unica somma, in un'unica soluzione, si deve essere in grado di sopportare un rischio maggiore e una maggiore volatilità. La strategia PAC, vista la modalità di investimento periodica, consente invece di andare a spalmare, se così possiamo dire, la volatilità e il rischio e per cui anche i possibili drawdown, dando la possibilità a chi acquisisce le nuove quote di acquistare in momenti meno favorevoli del mercato. In realtà le due strategie non devono essere considerate come il giorno e la notte o come il bianco e il nero. Possono in realtà coesistere, ad esempio si potrebbe fare un investimento sostanzioso all'inizio e poi andare ad integrare con un PAC. È anche vero che così, mediando con delle piccole somme rispetto al montante iniziale che si è investito tutto in una volta, questo darà una mediazione del prezzo meno impattante. Secondo me la problematica che realmente è d'impatto sul PAC sono i costi rispetto al PIC. Il PIC sostanzialmente è un costo una tantum, quando si investe si paga la commissione, ma il PAC, che sia esso quindicinale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, qualsivoglia arco temporale, avrà comunque dei costi maggiori perché saranno affrontati di volta in volta. Ma con la piattaforma che presento oggi questo aspetto viene eliminato. La seconda problematica che pone il PAC è che bisogna sempre ricordarsi, nei giorni prestabiliti o nel periodo prefissato, di andare a fare l'investimento. Questo ovviamente per ottimizzare la potenza della mediazione del prezzo va fatto in maniera cadenzata, sempre nello stesso periodo. Ma aspetta però, anche questa soluzione è presente nella piattaforma che ti presento oggi? Bene, non attendiamo altro tempo, andiamo al PC che ti dico di quale broker sto parlando e ti spiego come fare un PAC totalmente gratuito. Ovviamente link affiliato qui sotto in descrizione, col quale puoi ricevere un asset fino a un valore di 200 euro. Ed eccoci qui sulla pagina principale di Trade Republic, una pagina molto scarna, molto semplice, con pochi tasti, ma quelli che servono. Qui in alto a sinistra troviamo il tastino per andare a ricercare le nostre azioni, le nostre ETF o anche le cripto o qualunque altro asset in cui vogliamo andare a investire. Da questa parte vediamo tutto quello che sono i nostri investimenti. Io in questo momento ho fatto una piccola aggiunta di cash proprio per dimostrare come funziona la funzione di saving plan o comunque di piano di accumulo automatizzato da parte della piattaforma. Sul profile andiamo a vedere tutte quelle che sono state le nostre operazioni, quelle che abbiamo fatto. Io ne ho fatte un paio giusto per andare, anzi ve le faccio anche vedere, giusto per andare a provare la piattaforma, come funziona, come si utilizza. Ed infine, per andare a fare i nostri investimenti, cliccando ad esempio, adesso i mercati sono aperti, ancora proviamo a premere Amazon. Allora, in questo caso non si può comprare azioni frazionate, ma aspetta, solo nel caso in cui andiamo a fare gli acquisti per conto nostro, per cui si paga una commissione fissa di 1 euro per quanto riguarda gli acquisti normali di ETF o di azioni, mentre se si va a fare un piano di accumulo questo non succede. Infatti io faccio una prova qui, se andiamo su Order Manager e andiamo a cliccare qui su Create a Saving Plan, in questo caso possiamo andare a selezionare Stock, Crypto, ETF o Derivati. In realtà se andiamo su Stocks invece e andiamo a cliccare questa volta di nuovo su Amazon, possiamo trovare qui in basso il tastino Create Saving Plan. Cliccando qui possiamo decidere di fare due acquisti al mese,
un acquisto al mese oppure un acquisto ogni 3 mesi. Clicchiamo per esempio un acquisto al mese, premiamo Next. Per esempio vado a selezionare a metà del mese, così posso anche andare a far vedere come funziona senza che venga acquistato subito. Clicchiamo Next. Per esempio clicchiamo quanto vogliamo investire, 10 euro ad esempio su Amazon il 16 di ogni mese. Clicchiamo Next. Mi dice che ovviamente entro in obbligazione di pagare il 16 del mese questo ingresso. Premo OK. E il mio piano è stato creato, per cui tra 14 giorni entrerò a comprare 10 euro di Amazon. Ovviamente un piano d'accumulo si fa, secondo me, meglio sugli ETF. Infatti io, in questo caso, quello che farei per me, ma ovviamente ripeto non sono consigli per gli acquisti, è andare a creare un altro saving plan e andarlo a creare, per esempio, su un momentum mondiale. Sapete che a me piacciono tantissimo i momentum, e qui abbiamo un edge momentum ad accumulazione della iShares, che va a investire su large mid cap global, e possiamo farci un saving plan. Anche in questo caso clicchiamo su quello che è l'ETF. Ah, tra l'altro non l'ho detto, qui andiamo a vedere tutte le spiegazioni dell'ETF, che tipologia è, qual è il TER, chi è la casa, o in questo caso qual è la tipologia di prodotto, perché la share sappiamo tutti che fa parte di BlackRock, qual è la tipologia di uso dei dividendi, in questo caso d'accumulazione, e poi cliccando qui possiamo anche andare ad aprire il KID. E qui abbiamo anche altre metriche che ci spiegano come è diviso in diversificazione, insomma tutte quelle informazioni che un qualsiasi ETF ci dovrebbe dare. Per cui andiamo qui di nuovo a creare un saving plan, anche in questo caso una volta al mese, anche in questo caso a metà del mese, clicchiamo Next. Anche qui 10 euro, facciamo Next. E ovviamente il nostro piano è stato creato, e qui, e per cui il 16 del mese andrei in questo caso a comprare 10 euro di Amazon e 10 euro di questo ETF, che è un Edge World Momentum US Dollar ad accumulazione. Ma aspetta un attimo, io non voglio più fare questo piano di accumulo, lo voglio cancellare, per cui vado sul mio order management, vedo che ho questo saving plan, cliccando semplicemente posso editare il mio saving plan o cancellarlo, e il gioco è fatto. E in questo caso andiamo anche a cancellare il saving plan su questo ETF. Questo per dire che ogni volta che si va a creare un piano di accumulo su una qualsiasi asset, su una qualsiasi azione, ETF o cripto, non è che siete legati a vita, basta andare sul order manager e cancellare i saving plans. Questo ovviamente è molto utile, perché nel caso utilizziate il saving plans non si pagano delle commissioni, e ovviamente si possono comprare azioni frazionate. Quali difetti sono stati messi alla mia attenzione? Sicuramente è una piattaforma molto semplice, molto scarna, che dà la possibilità di investire in maniera molto semplice, e soprattutto so che è utilizzata espressamente per la creazione dei pack. I due difetti fondamentali a mio parere sono che, per chi volesse investire a lungo termine in un pack, ovviamente questi sono strumenti che andiamo a creare su una piattaforma che non è italiana, per cui non saremo in amministrato ma saremo in dichiarativo. Un'altra cosa che mi è stata fatta notare è come, ad esempio, a volte il prezzo che vediamo sulla piattaforma è diverso da quello che si va a vedere su altre piattaforme come ad esempio Yahoo Finance o investing.com. Ho fatto delle prove di acquisto e in realtà il prezzo a cui ho comprato era quello che vedevo anche dall'altra parte. Può essere solo un glitch di tipo visivo, però ovviamente non mi voglio prendere la responsabilità di dire che è solo un glitch visivo. Bisognerebbe approfondire con la piattaforma. Io ho provato a scrivere Trade Republic e sto aspettando magari una risposta. In ogni caso è una piattaforma semplicissima, utilissima da utilizzare per quanto riguarda i piani d'accumulo, perché non ha costi e si possono fare acquisti frazionati, soprattutto su ETF. Di ETF ce ne sono una marea, e in particolare qui sul loro sito possiamo vedere che ha 7500 azioni diverse di tutto il mondo e 1500 ETF. Tra l'altro è un'azienda che sta in Europa, per cui come tutte le aziende, diciamo, europee bancarie, il nostro capitale non investito è assicurato fino ai 100.000 euro, come un po' funziona nelle banche italiane, è una normativa europea. Cosa molto interessante, l'app è molto semplice da utilizzare, è uguale quasi in tutto e per tutto alla piattaforma desktop. Io preferisco il desktop a prescindere sempre su qualsiasi cosa faccia, perché posso sedermi alla scrivania e fare le cose con calma, mentre sul telefonino mi trovo sempre un po' come se stessi facendo qualcosa di fretta. Comunque anche sul telefonino intuitiva, forse un po' più intuitiva dal punto di vista dell'uso del desktop, ma ripeto, questa è una mia deformazione nell'utilizzo delle piattaforme di trading o broker in generale. Bene, credo di aver detto tutto quello che interessava, ma ovviamente se ci sono domande le potete lasciare qui nella sezione commenti. Adesso ritorniamo alla mia brutta faccia per fare le ultime considerazioni. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Fammi sapere nella sezione commenti qui sotto cosa ne pensi di Trade Republic. Se lo sapevi già, se lo conoscevi e non lo sapevi, insomma, quello che vuoi dirmi me lo dici. E se lo vuoi provare in maniera gratuita, ti lascio un link qui sotto in descrizione, che ti ricordo è un link affiliato e che per un certo periodo di tempo limitato a ogni nuova iscrizione può regalare un asset o un'azione o una cripto fino a un valore massimo di 200 euro. Ti chiedo di darmi spunti di riflessione sulla piattaforma da condividere qui sotto con la community. Ovviamente se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di fammelo sapere, fammelo capire con un bel pollicione in su per l'algoritmo di YouTube e anche per me. A te costa poco, a me significa il mondo. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo, iscriviti
e clicca la campanella delle notifiche, così ogni nuova pubblicazione ti sarà notificata per tempo. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!